Se la preoccupazione della vigilia era per la condizione atletica dei ragazzi del rugby Villaggio Lucca, la prova di ieri ha fugato qualsiasi dubbio. La squadra sta benone. Capitan Giovanni coi compagni hanno mostrato un rugby di grande livello, a tratti irresistibile, e quando la squadra nel secondo tempo ha rinunciato ai personalismi per affidarsi maggiormente al collettivo, Lucca ha dilagato sfruttando anche il vistoso calo degli ospiti. La marea biancoverde è stata inarginabile per gli umbri, che hanno visto violare la linea di meta per ben 11 volte. 8 giocatori hanno schiacciato in meta, 2 volte Pollastrini, Del Carlo e Venturielli, poi Franceschi, Fornai, Gonella, Giannotti e Genazzani. A coronamento della prestazione anche 14 punti di Dal Poggetto dalla Piazzola. Soltanto nel finale dei due tempi i lucchesi hanno concesso qualcosa a Duervieto, che ha potuto rendere meno severo il punteggio finale, che però recita un inequivocabile 62-14. Carica per questa grande prova e determinata a non fermarsi, Lucca osserverà il proprio turno di riposo nella prossima giornata, per poi tornare in campo tra 2 settimane sempre all'Acquedotto contro il fanalino di coda Siena 2000. Una sfida da non sottovalutare e da vincere con il più ampio margine possibile per mantenere la pressione sul Livorno, che verosimilmente approfitterà dello stop dei lucchesi per tornare al comando della classifica. C'è spazio, c'è spazio, c'è spazio!